Ciao a tutti ragazzi e bentornati a un episodio di 67 Lab. Oggi parliamo di progettazione e in particolare di progettazione appositamente per la stampa 3D. 67 Lab. Infatti, se dobbiamo progettare un oggetto, oltre a disegnarlo perché svolga il compito per cui lo stiamo progettando, dobbiamo fare in modo che sia realizzabile, a seconda del processo che decideremo di utilizzare per portarlo nella realtà. Per fare i faciloni, portare alcuni esempi, se decideremo di produrre questo oggetto utilizzando le macchine utensili, dovremmo fare in modo che l'utensile riesca a realizzarlo nel modo corretto o che la testa del mandrino possa passare, accorgimenti di questo tipo. Se andremo a realizzarlo per esempio per stampa a iniezione, avrà bisogno di avere tutta una serie di caratteristiche che permettano allo stampo di aprirsi e chiudersi nel modo corretto. Lo stesso vale per la stampa 3D. Nonostante essere un processo piuttosto versatile, perché riesce a creare oggetti che normalmente non si potrebbero realizzare con altri sistemi, ha comunque i suoi limiti, a volte superabili e a volte no. Conoscere bene il tipo di processo che verrà utilizzato sicuramente aiuterà a creare un oggetto che sia prima di tutto realizzabile con le macchine in nostro possesso, nel nostro caso la stampante 3D, e che vada a soddisfare le caratteristiche che noi ci aspettiamo da questo prodotto, siano la resistenza piuttosto che la finitura estetica o quant'altro. Nel caso della stampa 3D possiamo fare attenzione anche a dettagli come il peso finale dell'oggetto, che è direttamente collegato a quello che è il tempo di stampa effettivo. Per spiegare questi concetti e darvi alcune dritte per la realizzazione dei vostri progetti per la stampa 3D, ho pensato di realizzare un oggettino relativamente banale, ma che presenta tutte le criticità che possono andare a influenzare la progettazione e farla andare in una direzione piuttosto che in un'altra. Vi presento quindi la super staffa reggimensola del futuro. Ecco la staffa staccata dal piano di stampa, come vedete è realizzata in due parti. Adesso vi vado a spiegare il motivo per cui è stata realizzata in due parti, perché esiste questo pezzettino e a cosa servono i vari accorgimenti che sono stati presi. Passiamo quindi su Fusion 360 e andiamo a vedere il modello. Questo è il modello che avete visto già stampato. Andiamo a vedere come siamo arrivati a questa forma ripercorrendo l'albero delle feature. Sono partito da una forma base a L che deriva dalle misure che ho preso sulla mensola. Dopodiché ho dato un piccolo sformo per ammorbidire un po' e ho disegnato i primi due fori, quelli che in sostanza corrispondono sui fori già esistenti sulla mensola che vi ho fatto vedere. Andando avanti ho dato un'altra limata a quelle che sono le forme e ho realizzato a una distanza che ritenevo opportuna i due fori che serviranno per il fissaggio al muro. Proseguendo ho inserito una saetta che serve come rinforzo per unire i due lembi della L e sono andato a tagliare un'asola che serve semplicemente per far passare la vite e il cacciavite per il fissaggio nelle parti che risultavano nascoste. Infine una piccola asola che serve semplicemente per alleggerimento. Con questa ho la forma base del reggimensola. A questo punto devo iniziare a pensare che questo reggimensola verrà realizzato con la stampa 3D e quindi devo esaminare le criticità. La prima criticità era la saetta, che sono andato a realizzare a un angolo che risulterà essere un po' l'angolo limite per quella che è la stampa di questa parte qua a sbalzo senza supporti. Le due cose che sono da guardare successivamente sono i fori di fissaggio, sia alla parte del muro che alla mensola stessa. Partiamo dai fissaggi al muro, che sono quelli più critici. Questi sono critici in quanto innanzitutto io penso di stampare questo oggetto in questa posizione, come avete anche visto sul vetro quando dovevo ancora staccarlo. La staffa era posizionata così. Se vado ad esaminare come verrà disposto il filamento su questo modello, vedrò quindi che avrò la parte orizzontale, quindi il filamento depositato in questo modo, e la parte verticale, sulla quale abbiamo tutti gli strati che saranno affettati in questa direzione. Quindi abbiamo la parte fissata alla mensola che sarà molto resistente a flessione, immaginatela nella posizione di lavoro, se vado ad applicare una forza qua sopra, essendo tutti i strati rivolti in questa direzione, andranno a reggere molto bene lo sforzo. In questa parte qua abbiamo due criticità. La prima è che il peso applicato su questa parte potrebbe far flettere la parte attaccata al muro in questa direzione, andando a creare degli sforzi direttamente sui piani su cui è disposto il materiale, che come abbiamo visto è la parte più fragile. Sulla disposizione degli strati i pezzi non resistono bene a trazione, gli strati, per quanto fusi insieme, tendono a scollarsi uno dall'altra se tirati. Il secondo punto è che andando a mettere dei tasselli, questi avranno una vite a testa svasata che andrà a infilarsi in questi fori.
La prima cosa che verrebbe da fare è realizzare la svasatura sui fori in queste posizioni. Ma nel momento in cui io andrò a mettere le viti, la vite svasata andrà di nuovo a premere, a incunearsi tra gli strati, tendendo anche lei ad aprirli. Quindi occorre trovare una soluzione. Questo problema è quello che mi ha fatto pensare di dividere il modello in due parti, ovvero realizzare prima di tutto la staffa e poi questo tassellino che andrò a incastrare. E andrò a incastrarlo in questa tasca che ho realizzato in questa posizione. Questo tassello infatti riporta le due svasature per il fissaggio dei tasselli, ma anziché stamparlo in verticale come sarebbe rimasto stampato già integrale con la staffa, viene stampato in orizzontale. Quindi gli strati sono disposti nella direzione corretta per reggere uno sforzo di trazione e le viti a testa svasata andranno ad agire in questi fori, che non saranno così critici come se fossero stati realizzati con una stampa in verticale, in quanto in questo modo avrebbero tentato di separare degli strati posizionati in questa direzione, mentre invece ora sforzano su degli strati posizionati in quest'altra. Furbo, eh? Andiamo a vederlo anche sul CAD. Questa è la tasca. A questo punto, prima di procedere con la realizzazione del tassello, sono andato ad applicare tutti gli smussi e i raccordi per rendere la staffa un pochettino più estetica. E questo è il risultato. Ho aggiunto tutto intorno alla tasca uno smusso di un millimetro in modo da facilitare l'inserimento del tassello. A questo punto sono andato a inserire un nuovo corpo e sono andato a realizzare il tassello ricopiandolo dalla tasca con un piccolo offset di 0,5 mm. E questo è il risultato finale. In questo modo questo tassello sarà quello che effettivamente va a reggere a trazione e va a reggere lo sforzo delle viti a testa svasata. Ok, a questo punto a livello di resistenza meccanica e a livello di problematiche di stampa 3D abbiamo risolto praticamente tutto. Manca ancora una cosa. Su questi fori di fissaggio andrò a mettere una vite a testa bombata da M6 che, per poco che si vada a tirare, genererà una forza di compressione in questo senso piuttosto alta. Quindi il rischio, se non do un adeguato riempimento, è di andare a sfondare la plastica in questo punto, in quanto la parte centrale del foro mi va a reggere solamente su un cilindretto che è spesso solamente quanto lo spessore delle pareti che io imposterò sullo slicer. Nel mio caso, ci ho già pensato, sarà 1,2 mm, quindi un pochettino fragile. Come si può risolvere anche questo problema? Andando a ingannare lo slicer. Noi sappiamo infatti come va a lavorare lo slicer, ovvero crea un guscio tutto intorno dello spessore che noi andiamo a impostare e dopodiché va a applicare lo riempimento con il pattern che gli abbiamo dato e con le caratteristiche di percentuale di riempimento che abbiamo deciso. Per irrigidire questo cilindretto su cui andiamo a comprimere, dovremo quindi aumentare lo spessore delle pareti di tutto il modello. Quello che possiamo fare invece è un piccolo accorgimento a livello del 3D che non è bellissimo da vedere a livello di progettazione, ma che serve sull'STL ad andare a ingannare lo slicer in modo che lui localmente mi vada a inspessire la parete. Andiamo a vedere anche questa cosa sul CAD. Sotto il modello, nella parte piana, vado a realizzare un piccolo schizzo con due cerchi concentrici, concentrici anche al foro ovviamente. Realizzerò il primo diametro offsettato al diametro del foro di una quantità pari allo spessore delle pareti che penso di utilizzare, quindi 1,2 mm. In questo caso foro da 6,5 mm più due volte 1,2 mm abbiamo 8,9 mm. Oltre a questo realizzerò un secondo schizzo, un secondo cerchio, che andrò ad aumentare ancora di un decimo. Quindi andrò a fare un piccolo anello tutto intorno al foro di solamente mezzo decimo, un taglio di mezzo decimo. Disegnato questo su entrambi i fori, vado a realizzare un'estrusione che mi va a realizzare un taglio, che farò proseguire fino a 1,2 mm, di nuovo lo spessore delle pareti, dalla superficie della faccia opposta. A cosa serve questo taglio? Questo taglio servirà a realizzare due superfici molto vicine al foro. Quindi lo slicer si troverà con una prima superficie in questa posizione e altre due offsettate dello spessore delle pareti. Quindi lui andrà a realizzare le prime tre passate come parete del foro interno. Dopodiché andrà a realizzare altre tre passate, altri tre strati, al di fuori dell'anello che abbiamo disegnato, che abbiamo tagliato via, generando quindi in quel punto sei strati concentrici di materiale, che vanno quindi a più che raddoppiare la quantità di materiale che io avrò depositato in quel punto e che andrà a reggere a compressione.
In verità avrei potuto irrobustire ulteriormente anziché facendo questo taglio a 1,2 mm dal foro interno portandomi a 2,4, in quanto lo slicer avrebbe generato la parete interna del foro, la parete interna del primo taglio e la parete esterna al taglio. Il fatto di avere un taglio di soli 0,5 mm che gira intorno al foro non va a indebolire lo stesso, in quanto sono talmente vicini che questi strati vanno praticamente a incollarsi comunque uno sopra l'altro. La stessa tecnica potrà essere utilizzata nel caso volessimo andare a inserire degli inserti filettati in metallo per fusione all'interno del foro, ma questo lo vedremo in episodi più avanti. Se andiamo a esaminare l'STL, vedete che in questa parte nel foro abbiamo questi due cilindretti, uno all'interno dell'altro, che sono quelli che andranno a ingannare lo slicer, come vi ho spiegato. Quindi salviamo l'STL e andiamo a vedere se lo slicer si comporta come effettivamente vi ho detto. Ecco il pezzo disposto sullo slicer, usiamo come al solito cura. Vedete che ho il pezzo posizionato come ho deciso di stamparlo inizialmente e il suo tassellino coricato qui di fianco, in modo da avere le fibre disposte come vi ho spiegato, ovvero tutte sulle direzioni in cui il modello sarà sollecitato a trazione. Ho già impostato i parametri, quindi spessore del layer 0,25, via dicendo, un riempimento 30% cubico, che è lo riempimento che distribuisce meglio gli sforzi in tutte le direzioni all'interno del modello. Stampiamo senza supporti, velocità di stampa medie e come adesione al piano un piccolo brim per evitare che il pezzo si imbarchi verso l'alto sulle punte. Lanciamo lo slice e andiamo a vedere la preview. La parte che più interessa in questo caso è quella intorno ai fori. Andiamo a vederne uno e vediamo se il trucco ha funzionato. Se guardate, abbiamo tre strati che mi fanno la parte interna del foro e tre strati che mi fanno la parte esterna del taglio che sono andato a inserire, distanziati di uno spazio di 0,5 mm che sicuramente farà comunque aderire le superfici una all'altra. Se volete essere sicuri, fate pure anche qualcosa in meno, basta che ci siano le due superfici generate sull'STL. Se torniamo sul modello, in questo momento questa parte è quella che io reputo fragile perché ha gli strati disposti in questa direzione, come vedete da tutte le righette. Prendo il mio tassellino e con un piccolo sforzo vado a inserirlo all'interno. In questo modo ho le fibre distribuite come mi serve, quindi in questa direzione e in questa direzione, che mi vanno a lavorare a flessione da questa parte e a trazione da questa. Ed ecco a voi, finita e completa, la super staffa reggimensola del futuro. Anche oggi siamo arrivati alla fine dell'episodio. Abbiamo visto come realizzare anche solo un oggetto semplice come la staffa per reggere una mensola possa richiedere dei piccoli accorgimenti per rendere l'oggetto più adatto alla funzione che deve svolgere. Questo può essere applicato ovviamente su qualsiasi oggetto che voi vogliate realizzare. Vi dico la verità. Ovviamente non so quanto convenga realizzare una staffa di questo tipo e andarla a stampare, perché il tempo di progettazione più il tempo di stampa più il materiale, sicuramente vi conviene andare al primo fai da te e acquistare le staffe che vi servono. In questo caso a me è servito farla per la questione dei fori esistenti sulla mensola e in più ne ho avuto bisogno in pieno periodo lockdown causa Covid-19, per cui non potevo uscire ad acquistarne di commerciali. E allora, ti è piaciuto il video? Ti è piaciuta la staffa? Corri a mettere un like qua sotto, iscriviti al canale, iscriviti al mio canale Instagram e continua a seguirmi per non perdere nemmeno un episodio. Da Andrea da 67 Lab anche per oggi è tutto. Alla prossima, ciao!